Buon Natale, amore, sto andando al lavoro. Ieri avevi il turno di notte e non ci siamo visti per niente, ma stasera pizza e film non ce li toglie nessuno. È quasi un anno che abbiamo preso casa e paghiamo il mutuo, solo con le nostre forze. Le rinunce sì, ci sono, ma non tornerei indietro, per nessun motivo. Buon Natale, piccolina. Oggi ho timbrato il beige di corsa e sono andata al centro commerciale. Ho comprato gli addobbi per l'albero di Natale. Sono in ritardo, lo so, ma sono sola in queste settimane, con la nonna fuori casa, e non sapevo a chi affidarti. Quando tornerai a casa da scuola troverai una bella sorpresa. Un abete bello alto, con gli angioletti di stoffa e i fili argentati, come volevi tu. Nonna sta preparando qualcosa che ti piace tanto, la focaccia. Una focaccia bella grande, solo per noi tre. Buon Natale, Nino. E la pizza con le colleghe è andata bene? Avevo deciso di non andarci più. Mi sentivo in colpa. Non volevo lasciarti solo proprio di sabato sera. E poi non ho mai fatto tutta questa vita mondana. Ho conosciuto più persone in 3 anni di lavoro che in 20 da casalinga. Quando mi hai visto con la tuta, ed erano già le 8:30, mi hai detto, ancora così, vatti a cambiare, che l'appuntamento è alle 9. E tu ci metti una vita per vestirti. Mi hai sorriso e poi sei tornato a guardare la TV. Buon Natale, Beppe. Se facciamo un'altra partita come quella di venerdì, non voglio più essere tuo collega. Né tuo, né di nessun altro. Scherzo. Mi sono divertito un sacco. La squadra non è male. Ho già avvisato la mia famiglia che quest'estate verrete da noi per qualche giorno. Ah, domani ci sono per la serata. Verrà anche Anna, la mia ragazza. Ve la faccio conoscere. Buon Natale, papà. Ti ricordi quando da piccolo mi insegnavi le prime parole in inglese? Tu domandavi e io rispondevo, tutto orgoglioso. What's your name? My name is Luca. How are you? Fine, thanks. Te ne sei andato troppo presto. Ma tra le cose che mi hai lasciato c'è l'amore per le lingue straniere. Tu le hai imparate navigando, io a scuola. In questi anni mamma ha fatto 1000 sacrifici. Ha lavorato come una matta. Lei in cucina a cucire, io nella mia stanza a studiare. Ho provato a gratificarla facendo ciò che mi riusciva meglio, stare sui libri e prendere buoni voti. Con le tasse universitarie non si scherza, eh. E così a 19 anni ho cominciato a lavorare anch'io part-time. Forse ci metterò un po' più del previsto, ma una cosa è certa, avrò una laurea in lingue.